Ciao ragazzi, allora benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro quello che ho trovato alla Lidl. Praticamente ho scaricato l'applicazione sul cellulare. Mi sembra di aver capito che lunedì e il giovedì escono delle fantastiche offerte. Con la cosa che ovviamente bisogna correre alla Lidl per non lasciarsene sfuggire, perché poi hanno un tot di pezzi, quindi insomma, se si è interessati bisogna controllare l'app continuamente e poi correre. Ho capito che funziona così. Comunque, allora, sono andata lunedì alla Lidl e ho trovato queste robe favolose. Solita postazione, adesso mi trovo veramente comodissima. Solo che non so se ho fatto la scelta migliore di metterli in basso, quindi mi vedrete che mi abbasso e mi alzo. Vabbè, adesso vediamo un attimino. Solita postazione, insomma, quando ho un pochino di cosine da farmi vedere mi trovo comoda. Allora, partiamo da... No, facciamo così perché altrimenti no, non mi piace più di tanto. Allora, quindi inizio a farvi vedere e parto da questi. Questi sono gli stampini per fare i ghiaccioli e ovviamente che cos'è che mi può aver attratto di questi stampini? Il colore, cioè colori favolosi e bellissimi, poi sono piccolini, penso che rimangano anche dritti all'interno del freezer perché hanno questa plastica fatta in questa maniera, in maniera tale che si possano proprio appoggiare. Ecco, senza cadere, però si appoggiano. Bellissimi. Quindi gli stampini, appena compro lo sciroppo alla menta, lo sciroppo alla Coca-Cola, mi metterò subito immediatamente a farli. È una cosa che io faccio spessissimo in estate per i bambini e avevo i classici di IKEA, ovviamente meno carini. Questi davvero ragazze bellissime. Bellissimi, pagati mi sembra 2 euro, quindi comunque una cosa super fattibile. Bellissimi loro. Poi ho acquistato questo. Chi non conosce Forza 4? Io lo amo, è proprio uno di quei giochi da tavolo che mi mancavano. E l'ho comprato per Samuele, vabbè, lui ha 5 anni, quindi fa un attimo fatica ovviamente a capire, non tanto a capire il meccanismo, quanto proprio ad avere la furbizia nel gioco. Quindi ovviamente, vabbè, noi ci divertiamo, Raffaele, che è il mio più piccolo, si diverte ancora di più perché ieri sera sarà rimasto forse un'ora a tirar fuori pedine e mettere pedine. Bisogna ovviamente stare attenti perché le pedine sono piccoline, si sa, però io quando l'ho visto subito l'ho acchiappato. Questo l'ho pagato 7 euro, 6,99 euro, quindi 7 euro. Oltre a questo da tavolo, quindi piccolino, non tanto da tavolo quanto portatile, perché lo puoi portare comunque in giro tranquillamente. C'era anche l'Indovina chi che io adoro, dopo Forza 4 indovina chi, però temporeggio un attimo per l'indovina chi perché è ancora più complicato da spiegare a un bambino di 5 anni, ovviamente. Diciamo che mi sono messa io e mio marito a giocarci e vabbè, insomma, bellissimo. Lui, Forza 4, trovata la Lidl, quindi tra i giochi da tavolo. Poi passo a questa. Allora, io l'avevo vista un po' di tempo fa su Amazon. Cos'è? Sono quelle tendine oscuranti per i vetri posteriori. Io ho il problema con il mio più piccolo che proprio non sopporta il sole ogni volta che gli arriva che gli arriva diretto in faccia e lui è in macchina. Mentre il mio grande è un pochino, lo sopporta un pochino meglio, per lui è proprio una disperazione, quindi inizia a muoversi, a sbattersi, a piangere. E allora avevo provato le tendine, quelle classiche da attaccare con la ventosa.
Solo che cosa succedeva? Che uno toccandole, la ventosa non era così forte, potente e quindi puntualmente mi si staccava dal vetro. E in più queste teline ombreggianti non erano abbastanza oscuranti, quindi alla fine non risolvevo il problema. Ho optato per questa. Allora, io pensavo facesse un effetto un po' trasandato alla macchina, devo essere sincera, ma non fa l'effetto vela. Allora, come funziona? Adesso una l'ho già montata. È praticamente così. Ha la sua bustina all'interno, voi la aprite e no, non è la sua bustina, sì, è la sua bustina, praticamente è la sua bustina, ma rimane incollata alla tendina. Voi la aprite e è proprio di queste dimensioni, è molto grande. E come funziona? Voi inserite completamente il vetro e quindi anche la portiera all'interno. La cosa positiva è che voi in questa maniera riuscite ad abbassare il vetro. Quindi, hanno calde i bambini, voi riuscite ad abbassare il finestrino e l'aria comunque passa, fa un effetto davvero oscurante, perché non so se si nota. Ma io l'ho provata subito, appena uscita dalla Lidl, perché avevo paura delle dimensioni, invece in realtà si adatta perfettamente. E Raffaele in macchina con me si è addormentato, quindi aveva il sole in faccia, ma montata questa, lui è riuscito, si è addormentato subito senza lamentarsi. Quindi, in questa maniera, proprio come riportato sulla foto. Praticamente voi andate a rivestire completamente la portiera e rimane tesa. Infatti avevo paura che facesse un effetto vela, cioè che si gonfiasse col vento andando in macchina, invece no, perché rimane veramente molto tesa e rimane tutta giù, non si muove ed è davvero, secondo me, una gran scoperta. Vedete che ha la forma un po' così tondeggiante, proprio che riporta benissimo e perfettamente quella che è le portiere posteriori, quindi davvero ottima, al prezzo di 4,99 euro, quindi 5 euro, due ce ne sono, non ce n'è una, ce ne sono due, solo che l'altra l'ho già montata in macchina. Quindi questa fantastica per l'estate che mi auguro arriverà a brevissimo, perché qua non se ne può più, c'è un tempo ragazzi, anche oggi. Infatti ho acceso luci di tutto perché davvero è molto buio. Poi, altro acquisto è stata sempre alla Lidl, è stata lei. Adesso vediamo se riesco a farvela vedere così. Lei. Allora, è un borsone, io amo i borsoni da viaggio, piuttosto delle valigie, quelle super rigide, io amo i borsoni che riesco ad incastrarci molto di più e mi trovo molto più comoda. Ha queste maniglie, così, così, e in più la cosa super positiva è che ha una maniglia qua che si estrae perché la potete trasportare a trolley. Lo vedete? Quindi davvero comodissima e poi bellissima la fantasia, cioè stupenda, bellissima. Ha delle tasche laterali, così, una tasca molto grande laterale, poi delle tasche più piccole, ma davvero ragazze, adesso vi faccio vedere da questa parte, davvero comodissima. Molto grande, adesso vediamo se sono riportate le dimensioni. Allora, peso massimo, no, peso massimo 20 kg. Ah, sì, è lunga, è grande, 73 x 30 x 31. Quindi comunque davvero, cioè ci sta dentro un sacco, ci stanno dentro un sacco di cose, ecco, è così. È così. Davvero
bellissima, comodissima, pagata 15 euro. Cioè, davvero. Ha tutta questa cerniera grandissima che si apre, quindi la si può completamente aprire, spalancare e riempire. Riempire benissimo, mi piace un sacco, davvero. Lei mi piace davvero tantissimo. Molto neutra e bella, con questa bella fantasia estiva. Mi piace tantissimo, bella. Poi, ultima scoperta. Allora, perché sono andata alla Lidl con, accompagnata dal mio bambino più piccolo. E il problema, tra virgolette, ad andare con lui al supermercato non è perché si muove, lo deve acchiappare. No, lui è bravissimo, sta seduto nel seggiolino del carrellino, tranquillamente. L'unico problema è che vuole mangiare tutto quello che trova. Quindi siamo entrati, c'erano subito appena entri le brioche, quindi vuole la brioche. Poi dopo si gira, è un continuo ovunque, quindi è un macello. E vabbè, comunque mi ha fatto scoprire, ragazze, sono finite, ma perché le ho comprate lunedì e già martedì non ce n'era più manco mezza. Queste, io non so se voi le conoscete, ma per me sono una grandissima scoperta dalla Lidl. Cioè, sono una roba stratosferica, buonissime. Allora, le ho portate al mio bambino grande quando è uscito dall'asilo e gli ho detto: Samuele, assaggiale perché davvero sono buonissime. E lui, ovviamente, quando deve assaggiare qualcosa di nuovo, la sua risposta è: no, non mi piacciono, senza neanche averle assaggiate. Poi si è fatto comunque incuriosire, secondo me, da sacchetto, e comunque di nascosto ne ha mangiata una e mi ha detto: mamma, avevi ragione, sono buonissime. Ma davvero, ragazze, provatele, perché con queste io termino le mie super, super acquisti e scoperte alla Lidl. E mi auguro vi siano piaciuti. Cose comunque io acquisto normalmente, cose che comunque mi servono proprio per la anche per la gestione familiare. Quindi avevo bisogno di un borsone per l'estate, e così almeno penso già adesso al mare. E assolutamente avevo bisogno di risolvere il problema luce in faccia ai bambini. E vabbè, insomma, ragazze, mi auguro che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia come al solito. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, ragazze, iscrivetevi il più possibile. E io vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazze, ciao!